È iniziato da Bagnolo Piemonte il tour di Matteo Renzi in Granda. Mercoledì mattina il Presidente del Consiglio ha visitato la scuola primaria Don Giovanni Bosco, un edificio altamente performante dal punto di vista sismico, energetico, acustico e impiantistico, che garantisce la massima sicurezza per gli studenti. Ad accogliere il Premier, accompagnato dal Vice Ministro Andrea Olivero, c'erano il Sindaco di Bagnolo Fabio Bruno Franco, il Dirigente Scolastico Nicola Rossetto e il Prefetto Giovanni Russo. Presenti anche molti amministratori del territorio e i parlamentari cunesi Mino Taricco e Chiara Gribaudo, che ha organizzato il tour di Renzi in provincia di Cuneo. Davanti ai 250 bambini della scuola di Bagnolo, il Premier ha dichiarato che tutto ciò che riguarda la stabilità degli edifici scolastici sarà svincolata dal patto di stabilità e ha salutato gli alunni di Amatrice che proprio ieri sono tornati a scuola. Io vorrei che tutti insieme, ragazzi, mandassimo oggi un pensiero ai vostri, diciamo, colleghi, come i vostri amici, anche se non li conoscete, perché so che sono amici, anche se non li conoscete, che sono i bambini e i ragazzi che ieri sono tornati in classe ad Amatrice. Perché nel giro di 15 giorni, che bella l'Italia quando, anziché mettersi a fare le polemiche, come ci ha insegnato la Protezione Civile durante quella vicenda, insieme riparte. Tutto ciò che serve all'edilizia scolastica non può essere bloccato dal patto di stabilità. Lo abbiamo fatto semplicemente perché siamo stati al governo, veniamo dall'esperienza dei comuni, ringraziamo Del Rio che era sottosegretario, io Presidente del Consiglio. La prima cosa che abbiamo fatto è stata dire: chiediamo ai colleghi sindaci cosa serve per star fuori dal patto, che è arrivata la lettera a tanti di voi. Adesso lo dico a chi è qui e a chi ci segue da fuori: noi siamo pronti a fare ogni tipo di investimento sull'edilizia scolastica, perché, parola del sindaco che sottoscrivo, tutto ciò che serve alla stabilità dei nostri figli, delle aule dei nostri figli, è più importante della stabilità delle infrastrutture tecnocratiche e finanziarie. A questo punto, ministro,